Oggi carta marmorizzata facilissima. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video veramente easy, facile e veloce. Facciamo la carta marmorizzata in maniera super veloce, super facile, super economica, super soprattutto per i più piccoli, per i ragazzi, per i bambini ed è soprattutto un lavoro estivo. Tra tutte le tipologie di carta marmorizzata, questa tra l'altro è quella la cui preparazione sporca di meno, quindi anche la più fattibile in appartamento. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la carta marmorizzata con la schiuma da barba come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra carta marmorizzata in 4x48, facile anche per i ragazzi, un lavoro estivo davvero bellissimo. Innanzitutto della carta, io qui della semplicissima carta per fotocopie, oppure ho anche la carta Ikea, quella che viene venduta nel rullo, quindi carta da poco conto. Una vaschetta d'alluminio, più grande sarà la vaschetta, più grandi potranno essere i vostri fogli, della schiuma da barba, un bicchiere d'acqua, dei piccoli recipienti, userò dei bicchierini da caffè, uno spiedo in legno, un righello e i colori acrilici. Iniziamo subito e iniziamo preparando i nostri colori. Verso su ognuno un goccino d'acqua. E li faccio diventare tutti liquidi come questo. Mettiamo da parte tutto un attimo. Prendiamo la schiuma da barba. Shakeriamo. E inondiamo la nostra vaschetta. Facciamo in modo che la schiuma venga stesa un po' dappertutto. Fantastico. È un lavoro molto divertente e anche molto profumato. Con le mani stendiamo bene la nostra schiuma da barba su tutto. I vostri ragazzi si divertiranno un sacco a fare questo lavoro. Asciugo l'eccesso e adesso sporco la schiuma da barba con il colore. Perfetto. E adesso mescoliamo il tutto. Ok, siamo pronti per provare. E allora, mettiamo da una parte, prendiamo un foglietto di carta, provo prima con la carta Ikea, che semplicemente poggerò sulla schiuma da barba, così. Ok, tiro via. Metto qui e con un righello pulisco. E voilà, il primo foglio di carta marmorizzato è venuto fuori. No, vabbè, stupendo. Prendiamoci la mano adesso. Tolgo via l'eccesso sporco, troppo sporco. Metto il colore. E adesso provo con carta da fotocopia. Poggio, schiaccio bene, tiro via, che bella, voilà, ed elimino l'eccesso. Voilà,
Ta-da! Carta marmorizzata facile, in pochi minuti. Metto un po' d'acqua sulla schiuma, perché questa schiuma è molto, molto, molto densa. Cambio un po' il movimento. Voilà, ma non sono bellissime, perché adesso asciugheranno e diventeranno con dei colori vividi. Guardate quella che abbiamo fatto prima da asciutta, aspettate, è quasi asciutta, guardate come sta venendo bella. Non guardatele da bagnate possono sembrare bruttine, ma da asciutte, guardate la prima che abbiamo fatto, sono tutte molto belle per delle rubriche. Se voglio pulire con un righello, tiro via lo strato superiore e rimpinguo di schiuma pulita. Ok, rimpinguo. Ora ne farò una con il verde, vediamo. E ora, a differenza delle altre, bagnerò il foglio, perché ho idea che col foglio bagnato la stampa venga meglio. Un po' reduce dalle esperienze di incisione, ogni cosa deve apportare conoscenza, no? Faccio un movimento ad S. Prendo prima una carta da fotocopia, con uno spruzzino la inumidisco. Ok, passo la mano per eliminare l'eccesso di umido e butto dentro, schiaccio ben bene e tiro via. E adesso elimino l'eccesso e metto ad asciugare. Che bella! Adesso umidifico un po' con lo spruzzino la superficie della schiuma da barba, perché questa schiuma da barba che sto usando è molto molto densa e trattiene moltissimo il colore. Umidifico leggermente il foglio, tiro fuori, poggio e tiro via. Adesso è così, guardate quella che abbiamo fatto qualche minuto fa, come si è vivacizzata, visto? Poi vengono bellissime, belle vivaci, di colore stupende. Ultimo esperimento, eh? Certo, non vi aspettate la resa della carta marmorizzata, quella vera, ma se dovete fare la foderina, un'agendina per Natale, con questa sicuramente fate prima, spendete meno. E comunque l'obiettivo lo raggiungete. Tiro fuori e tiro via l'eccesso. Voilà! Ora la metto da parte e vedrete che viene bene anche questa. Non abbiate paura di sperimentare e di pasticciare. Anche quando si fa la carta marmorizzata, non tutti i fogli che escono belli come ce li immaginavamo, anche perché, sapete, è un gesto un po' incontrollato e incontrollabile. Quindi voi proseguite il vostro lavoro e andate avanti finché non sarete del tutto soddisfatti di quello che avrete innanzi. Io vi ho dato solo lo spunto per cominciare, ora voi mettete in moto la vostra creatività. Spengo il video, ma non pensate che finisca qui. Ciao, ci vediamo dopo le foto.
porte vengono delle carte marmorizzate bellissime, cambiati i colori, potete usare anche i coloranti per alimenti se li avete a casa, verranno leggermente più sbiadite ma comunque belle lo stesso. Ovviamente non vengono i risultati professionali della carta marmorizzata vera e propria, però sono degli ottimi compromessi tra praticità, utilità e fattibilità in appartamento. Se questo video vi è piaciuto, marmorizzatevi un pollice in su, mi raccomando condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare sui miei altri canali e su Instagram, vi metto qui sotto i link, e soprattutto venitemi a trovare sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!